mancano 27 giorni, 25 di campagna elettorale, al netto del giorno che una volta si chiamava il silenzio elettorale. Invito Gianfranco Caligiuri, Gianluca Capone, Tommaso Carbotti, non sbagliamo i nomi, Michele Ceino, Maurizio Coppini, Luigi Corsano, Chiara De Filippis, Oronzo De Matteis, Caterina Gianfrate, Antonella Gianfreda, Valentina Grasso, Fernando Guido, Valentina Guido, Alessandro Intraccolo, Massimiliano Lelario, Giulia Massafra, Giulia Massari, Vittoria Mele, Maria Pia Mirabelli, Michela Mugar, Giuseppe Palmieri, Salvatore Pandarese, maestro che ci aiuta e ci fornisce l'amplificazione, grazie maestro, Maurizio Perrone, Tarek Putì, Miriam Presicce, Mirella Rizzo, Eleonora Siciliano, Marcello Signore, Federica Spennato, Angelica Spinzi e Tiziana Stefani. Bene, benvenuti, benvenuti a tutti, alcuni evidentemente mancano perché è chiaro. La lista è di 32, abbiamo chiamato 32 persone, 32 nomi, ma non siamo 32 qui, quindi è evidente che manca qualcuno che immagino arriverà più tardi. Allora, il telefono è di Antonio Lamosa, prego Antonio. Volevo dire in apertura, sì, il comitato è grande e ovviamente si sta riempiendo. Grazie ad Antonio Lamosa per aver voluto innanzitutto il comitato da condividere, da mettere a disposizione del candidato sindaco di tutte le liste della coalizione e ovviamente anche della lista di MPL, perché il ragionamento che si farà questa sera sarà un ragionamento di squadra, di gruppo, dove diciamo, il soggetto singolo, l'aspetto individuale verrà in qualche modo in secondo piano. Ecco. Ciò che conta invece, far risaltare, mettere in luce, mettere in soggettiva, in primissimo piano, è lo spirito della squadra. Credo che sia stato un concetto che Adriana Poliportone ha ribadito anche di recente, nelle ultime ore, negli ultimi minuti, anche nella conferenza stampa. I giornalisti sono andati via, ma c'è stata una conferenza stampa per chiarire alcuni aspetti legati alla campagna elettorale, che ovviamente ha sempre dei punti di forza e dei punti di debolezza. Poi sta a voi, sta a tutti, a loro candidati e a voi elettori, o a noi elettori, trasformare anche magari quei punti di debolezza o apparente debolezza in punti di forza. È un po' la sfida. L'inaugurazione di un comitato elettorale non si risolve nello scambio di saluti o nella stretta di mano, nell'applauso o nel brindisi finale. La sintesi di questo momento è legata alla passione che ciascuno di voi e ciascuno di noi ha rispetto all'interesse supremo di una comunità e della nostra città in questo caso, quindi il momento più vicino in assoluto, no? Ci sono tanti momenti elettorali, il 26 maggio si voterà anche per le elezioni europee e sicuramente rappresentano un banco di prova importante, perché l'Europa, lo testimonia anche l'esperienza politica di Adriana Poliportone a Bruxelles, a Strasburgo, è importantissima per tutti noi, anche e soprattutto per le periferie. Adriana Poliportone da sindaco ce lo insegnava attraverso un ufficio Europa, ufficio politiche comunitarie, che ha consentito, cari amici, di realizzare tante cose straordinarie e strategiche importantissime per la vita di ciascuno di noi nella nostra città. Però è chiaro che il momento elettorale legato alle elezioni amministrative comunali lo sentiamo più vicino. Si può votare per le europee, per le politiche nazionali, per le regionali, ma per la nostra città, laddove abbiamo tanti candidati, amici, parenti, cugini, che sono lì pronti magari anche a suggerire, a chiedere in maniera molto corretta, devo dire anche garbata, il voto, noi dobbiamo però significare questo processo, istruirlo di contenuti seri e credibili, perché noi intanto possiamo essere creduti tutti se siamo credibili.
con la nostra vita, con il nostro vissuto, con la nostra esperienza, con quello che abbiamo fatto, oltre che con quello che diciamo. Io credo che da questo punto di vista possiamo sentirci a casa, perché certamente Diana Poliportone ha già dimostrato tutto questo e ha voglia ancora di farlo, grazie all'aiuto di tutti. E allora il primo che deve parlare questa sera è quello che per primo è partito, e lo ha fatto anche rischiando in prima persona, e io ti do la parola dicendo questo: che è il coraggio che fa la differenza. Cioè, il coraggio è quell'ingrediente che consente alle idee di diventare risultato concreto e reale. Se manca quello, probabilmente le idee restano, diceva Platone, nel libero uranio. Antonio Lamosa. Io come al solito ti scrivo qualcosa e non riesco a leggere. Io volevo ringraziare innanzitutto gli amici, tutto il consiglio direttivo, non li cito, sono 30, se no perdiamo tempo, dei MPL. Vi volevo dire che MPL non è presente con i membri direttivi di MPL, nemmeno con gli associati. MPL è presente con 32 16 donne e 16 uomini. Io volevo la parità, la sono permessa. Ho chiesto ad amici, conoscenti, di partecipare con me, e devo dire che non è stato difficile, cara Adriana. Io ero andato anche oltre la lista di MPL, perché non era difficile trovare chi si voleva candidare, era Adriana Poliportone. Portone andrà al ballottaggio, ci ho scommesso, ci hanno scommesso tutti i miei amici, mi fermo a parlare, perché oggi dobbiamo avere la forza di dire agli altri che siamo, c'è qualcuno del cuore antico che ho visto venire con noi fino all'ultimo giorno, non lo voglio vedere, se deve stare qua, perdonatemi, deve stare con noi, Adriana, non devono tradire. 18 mesi fa ti ho detto, speriamo, tanto questi prima o poi cadono, te l'ho detto. Sono venuti a casa tua e ti ho detto ti devi candidare. No, cioè, di cosa stiamo parlando? Infatti Giorgio ha detto, ah, forse tu sei il colpevole, che hai invitato di nuovo Adriana a mettersi in pista. Sì, perché Lecce ha bisogno di noi, Lecce ha bisogno di Adriana e ha bisogno di un rinnovamento. Tutte le persone, ne mancano una decina, ma sono quasi tutti giustificati, perché la maggior parte rappresenta il commercio. Da Piazza Libertini a Piazza Mazzini io ho 10 commercianti candidati con me, e vari professionisti in tutto, dalla musica, dal sociale, dall'università, dalla casalinga, dall'imprenditore, dal medico, che fai? Marcello, e abbiamo tutti, abbiamo creato una squadra, ripeto, 10 giorni fa a un certo punto mi è venuto un po' di sconforto perché vedevo transitare queste persone che avevano creduto in questo civismo. Ma quale civismo? Non ci credono, vanno solamente alla ricerca della poltroncina. Io so che è difficile, amici miei, rientrare, ma come dicevano i ragazzi di Io Sud, che stasera dico, non so se stanno ancora in sala, questa è casa vostra, questa è casa vostra. Volete le chiavi, ve le do, organizzatevi, invitate i giovani, Antonio Lamosa vuole costruire il futuro dei giovani, mia figlia sta a Milano, lavora a Milano, c'ha due lauree e sta a Milano, quando ce li riportiamo, se pensiamo al punk, all'Iguananta, se pensiamo a tante altre cose, noi dobbiamo pensare a me.
essere venuto, perché tu rappresenti lo sport puro, tu rappresenti quelli che ogni mattina vanno a insegnare il kitesurf, a insegnare cosa vuol dire il mare, cos'è la produzione del mare, cosa vuol dire sviluppare il turismo. Io ci credo, mi hanno dato solo una delega, ragazzi, perché qualcuno si ripete ancora la Mosa. La Mosa, possiamo consegnare legge alla Mosa e alla Piana Polibortone, perché loro credono che anche con una delega non assessorile io non avrei fatto niente, invece qualcosa da fare l'ho fatta, ma non la voglio dire. Vi lascio a voi studiare, pensare cosa si può fare, pensiamo al futuro, pensiamo a quello che può essere dopo questa campagna elettorale. Però devo fare un appello a tutti quanti, tutti, tutti, assolutamente, se ci credete e chi è presente qua dentro, come diceva Adriano, 4 liste sono rimaste e 5 anche. Siamo pochi rispetto alle 13, alle 8, siamo pochi, pochi ma buoni. E se crediamo in questo credo, se crediamo che chi ci potrà rappresentare potrà fare l'interesse della città, ma quale carriera? Io l'ho già detto, sono arrivato a 60 anni. E qualche anno in più, Adriana, cosa dobbiamo aspettare la carriera? Noi crediamo veramente che lo sviluppo lo dobbiamo fare per i giovani, perché non c'è lavoro, perché stiamo morendo di fame, perché il sud è sempre più depresso e che dobbiamo avanzare al Parlamento le persone che si chiedono, Adriana, e dovete rimanere uniti, mi ha detto Adriana. Studiamo un progetto di civica unita, lo studieremo, però dovete sapere che noi staremo con le persone. Vieni Giulia, una studente che è finalmente con noi, grazie Giulia, Giulia Massari, la figlia dell'avvocato Massari, consigliere di MPL. Quindi vi volevo dire, credete purtroppo in questo sviluppo economico che con 37 anni di professione mia voglio portare a supporto di questa città. Ce la metterò tutta, credetemi, ce la dobbiamo mettere tutta, ma ho bisogno di voi che quando uscite da qui vi dovete non triplicare, ma dovete portare la nostra voce. Solo così riusciremo a dire, mi raccomando, c'è Adriana Polibortone, candidata a sindaco. Per favore, grazie, un applauso. E faccio allora, dopo che non posso citarvi di nuovo, i nomi dei ragazzi stanno scritti lì, io ho invitato amici, supporter e tutto. Chi volete? MPL merita di avere il giusto consenso, quindi rimettiamo in voi quello che possiamo fare. E passo la parola, visto che siamo in diretta, come aveva detto Marco Renna, a Mosa Antonio lo conoscete, De Philips Chiara, Caligiuri Gianfranco, Gianfrate Caterina, Capone Gianluca, Gianfredo Antonella, Carbotti Tommaso, Grasso Valentina, Ceino Michele, Guido Valentino, Coppini Maurizio, che non è arrivato, è il nostro tenore, lui è un tenore e non è arrivato. Massafra Giulia, Corsano Luigi, Massari Giulia, De Matteis Alonso, Mille Vittoria, Guido Fernando, Mirabelli Mattia, ecco Gianfranco Caligiuri, il nostro Paolo. Alessandro, Muga Michela, Delario Massimiliano, Presicce Miriam, Palmieri Giuseppe, Rizzo Mirella, Pannarese Salvatore, Siciliano Eleonora, che non la vedo, però si è giustificata, Perrone Maurizio, Spennato Federica, Potri Tarek, Spinzi Angelica, Signore Marcelli e Marcello e Stefani Tiziano. Grazie amici, passo la parola a Ugo, perché se no andate, ragazzi, dovete andare, perché poi parlerà. Buonasera a tutti, mi accentro, chiedo scusa alle spalle, complimenti per l'amplificazione che è spettacolare, grazie Antonio, grazie al presidente di MPL, al direttivo che mi hanno nominato presidente onorario in questi giorni e sono onorato di essere onorario, chiedo scusa per le parole e volevo dire grazie, e cara Adriana, è finalmente iniziata la campagna elettorale.
perché la tensione dopo le varie giornate che ci hanno accompagnato nella formulazione delle liste e anche questa leggera defaillance che ha colpito il cuore di ciascuno di noi, a Iosud, ai ragazzi di Iosud va davvero un affetto infinito, e lo dico da persona che dovrei essere, diciamo, ero un ex giovane io, no, in politica, grazie ad Adriana che mi ha lanciato quando mio padre stava per morire, disse candidati al comune, e ho fatto l'assessore con lei, e vedere i giovani poc'anzi nella conferenza stampa che parlavano dei progetti che volevano incidere e vogliono incidere in questa città in maniera con una prospettiva differente, totalmente differente, che non è quella appunto dell'occupazione della sedia o della poltrona perché tu vai a fare il consigliere provinciale, io vado a fare il consigliere comunale, no, ma portare quella progettualità che serve ai giovani e far sì che lo sviluppo della città non faccia vedere i treni carichi come era 30, 40 anni fa, 50 anni fa che si è partiti per la Germania o per il Belgio, lo sapete, dal nostro Salento, beh adesso si sta riverificando, anche se chi con la laurea, anche se con i sacrifici dei familiari, dei nonni, dei genitori, ci sono delle persone che devono lavorare, per lavorare devono andare al nord. Lecce si spopola di giovani perché non ci sono le opportunità. Con Adriana Poli Portone noi abbiamo un'altra chance di recuperare questa città, e lei ha voluto tutti i giovani intorno, insieme ad Antonio Lamosa, MPL e le altre liste, non si è fatto altro che fare questo tipo di ragionamento. Adriana è una saggia, sa fare politica e lo ha dimostrato, perché le inaugurazioni che si fanno successivamente agli anni 1998, correggimi, 2007, quello che è, sono delle inaugurazioni di un lavoro svolto durante i 10 anni di Adriana Poli Portone. Non vi fate dire chiacchiere dagli altri, noi siamo testimoni, io come tante altre persone. Allora, se non partiamo da questo, non capiremo il resto. Cos'era il centro storico prima? Cos'era l'ufficio cultura? Oggi noi abbiamo addirittura, e salutiamo il tenore che vuole... perché volevo partire con lui, è venuto per darmi una carica. Scherzi a parte, grazie maestro, è bravissimo, anche nelle chat ogni tanto la mattina sveglio tutti quanti alle 7 mattina, quindi se volete essere svegliati dal maestro basta la chat, cioè, WhatsApp, questi nuovi segmenti. Scherzi a parte, torniamo a noi, volevo dire questo, quindi è difficile dopo vincerò riprendere il discorso, però volevo dire attenzione, ci giochiamo davvero, da oggi inizia la campagna elettorale, non si scherza più. Le ambiguità, bravo Tonio, dove sta Antonio? Ha detto una cosa saggia, sacra, e finalmente l'ho visto come lo voglio, caro Presidente Vergara. Eleonora Siciliano, anche lei candidata, è appena arrivata, stanno arrivando i candidati appunto a chi lavora, perché grazie a Dio si lavora, e sono tutti lavoratori, i 32 e gli altri anche delle liste, cose, perché sono persone che vogliono dare qualcosa, perché la politica non è servirsi, è servire gli altri, ma la politica con la P maiuscola. Perché io non ho mai sentito in questo, ecco perché, se voi pensate com'è nata questa storia, Antonio che decide di camminare autonomamente, Adriana e io ci incontriamo in piazza Mazzini e ci abbracciamo, dice, ma che stai facendo, che non stai facendo? Io non vedevo nemmeno le televisioni locali, credetemi, dal 2013, ho lasciato il Parlamento, ho lasciato, me l'hanno fatto lasciare, alle 3:30 di notte il signore degli anelli di maglie ha depennato il mio cognome da la lista che già era depositata della Camera dei Deputati, il signore degli anelli, e mi ha depennato perché doveva mettere uno di Ostuni che era un amico suo, che poi ha fatto un grande percorso che ancora oggi lo ricordano tutta la Camera dei Deputati, figure, ha fatto tante proposte di legge, tante leggi, vabbè, scherzi a parte, e mi hanno depennato, io stavo a casa mia, facevo l'avvocato, non ho fatto polemiche, me ne sono tornato a casa. Poi lei e io ci siamo guardati e ho detto, ma guarda che c'è Antonio Lamosa, ci sono questi movimenti, il civismo
potenti, povero, di persone che non sono mai candidate, che vogliono dire la loro finalmente in città, che non c'è sta cappa, ma che ci sta, io non ti sto, stai attento, se no ti stringo, ti strezzo, ti butto a mare, io non ti faccio lavorare, io così, io con lì stai attento che tuo nipote è stata presa perché quello era amico dell'amico dell'amico. Cioè queste cose, tutte ste liste nostre, non le hanno mai sentite, anzi loro ci hanno spronato a far sì che MPL facesse la lista, che Adriana decidesse di sciogliere le sue riserve, perché non è che era lei che ha detto ehi Ugo voglio fare la candidata da sindaco, no, assolutamente no, lei è stata convinta dopo giorni e giorni che si è resa conto che intorno alle liste civiche, queste liste civiche che crescevano, c'era davvero della sostanza e non della forma, c'era dell'autenticità e non la falsità, non c'era ambiguità, non c'è gente che va in questo comitato e poi viene il comitato del 300 per il cavallo, perché Lecce è così, cari amici. Io vi voglio concludere il mio intervento perché non mi voglio dimenticare, c'è Adriana, io ho sempre detto non sono né Bodini né un poeta, Lecce è aristocratica di pensiero, questa è di Ugo Nisi, questa è la copyright, ecco, Lecce è una città aristocratica di pensiero, di soldi non ci ne stanno, ma il 90% c'ha un cuore grande e ti dà il cuore, il 90% dell'eccesso, però c'è il 10% l'eccese falso e cortese che ha dimenticato, no. E noi siamo testimoni il bene che Adriana Poli Bortone ha fatto a singole persone, a famiglie, a tecnici, a ingegneri, architetti, dipendenti, operai, commercianti. Che cosa c'era nel centro storico? C'era una signora, la signora Maria Bonanima, che vendeva le sigarette di contrabbando e basta, a Porta San Biagio, il cognome non lo dico, era Ratta, perché sennò la famiglia poi fa la denuncia, e i nipoti, non c'era nulla, altro che pub, movida, e come mai queste persone oggi stanno con Adriana Poliportone? E come mai i pub, e quando Adriana mi passa al telefono, io ero a Milano, uno dei ragazzi, rappresentanti dei pub, dico sì, ma come state con i residenti, perché prima c'era un po' di lotta, no? Val dormire Gerard Depardieu che tirava il ghiaccio in testa ai giovani della movida, dice no, tutti con noi stanno, anche chi abita nel centro storico, perché questi hanno avuto la capacità di distruggere negli ultimi 18 mesi, anche negli anni, determinate situazioni che erano di sviluppo di questa città, perché Adriana è stata lungimirante. E poi è una donna, e poi concludo, ed è una donna, e la donna quando c'ha la marcia in più, c'ha la marcia in più, perché da assessore, da testimone, noi abbiamo trovato una città davvero, io voglio questi due passaggi che voi gli diciate, voi candidati dovete spiegarlo, motivare il voto a voi, all'MPL, alla Poli eccetera, lo dovete motivare dicendo cari amici, Adriana Poli insieme a uno scemo come quelli si alza, abbiamo trovato una situazione nella quale i vigili andavano con la tanica di acqua per mettere nel radiatore l'acqua per andare a prendere l'occupazione di spazio del suolo pubblico nelle marine leccesi, che c'era un solo ventilatore che veniva distribuito due ore tra i vigili annonari nel mio assessorato al commercio, che ora è la farmacia di Cignano De Pace, perché è stato buttato a terra e costruito e venduto eccetera, che poi là pure là è da vedere, e si con un ventilatore addirittura. Che è successo? Scusami, Vincenzo. Ok. Sì, ok, scusate. Ventilatore, due ore, i vigili e i funzionari comunali. Andiamo per vedere l'ufficio cultura della Poli, perché la Poli Portone aveva tenuto l'assessorato alla cultura, era un ammezzato a Palazzo Carafa con dei tavoli che erano i banchi di scuola, con le signore, le funzionarie attaccate al muro come se fossero in punizione all'epoca con la faccia verso il muro. Adesso abbiamo i teatini, abbiamo un ministero, il più grande del Ministero dei Beni Culturali di Roma, e a Lecce ancora quel 10% famoso del colletto bianco con la puzza sotto il naso, falso e cortese, non riconosce che è stata andata con i Bortone a far sì che i teatini tornassero allo splendore che è tuttora. Allora se non riportiamo questo.
crescere nel consenso verso Adriana, perché forse le nuove generazioni non lo ricordano, perché forse non l'hanno conosciuta. Oggi c'è l'opportunità con queste liste civiche, con l'MPPL e gli altri, di conoscere da vicino una maestra di politica, ma soprattutto una maestra di vita. Grazie. Passo la parola ad Adriana, prego. Forse sono l'unico vitteccio 1976 con qualche vecchio camerata e temo la Adriana con il portone alla guida del movimento sociale italiano. 1976 dopo che il banco si è andato, riuscimmo a prendere due onorevoli menditi a Brindisi e Adriana Poli. Nel 94 ci siamo allontanati per tale necessità di quelli di oggi. A carte scoperte ci siamo riavvicinati con orgoglio, ci siamo riavvicinati con l'amore e ci contraddistingue. Noi non siamo una civiltà, noi siamo un partito, anche se piccolo siamo un partito. Ci onoriamo di stare accanto ad Adriana. Nel momento stesso Adriana sta cercando di riconquistare qualcosa. Noi siamo fieri tutto di questo e volevo dire, non vi dimenticate sempre dei civili. Le civiche con la fiamma, le civiche con il campo, le civiche con la fiamma, perché raggiunge al tavolo 110. Grazie a tutti. Stamattina e gli ho detto: Egidio, io ho incominciato con la fiamma e chiudo la mia carriera politica insieme con la fiamma. Però Egidio, purtroppo da quei tempi tanta acqua è passata sulla fonte e purtroppo le nostre idee, i nostri valori, le nostre certezze, la nostra identità purtroppo diciamo che sono state messe da parte, perché sono successe tante cose nello scenario politico italiano, tant'è vero che oggi stiamo vivendo non solo una crisi economica fortissima ormai da 10 anni a questa parte, ma stiamo vivendo una crisi politica altrettanto forte, proprio per l'assenza di quei soggetti che dovevano fare da tramite fra la società e l'espressione più alta, il Parlamento, che non hanno una loro identità ben precisa. In particolare noi di destra, devo dire che abbiamo attraversato momenti esaltanti della fine del secolo scorso, ma anche momenti tragici, perché siamo stati completamente distrutti, abbandonati, cancellati, almeno cancellati sulla carta, non certamente nei nostri cuori, ma indubbiamente cancellati rispetto ad un percorso che faticosamente avevamo portato avanti. E l'espressione delle civiche oggi in sede locale soprattutto è proprio il frutto di tutto questo percorso travagliato che c'è nella vita politica italiana, perché se oggi qualcuno mi dice qual è l'identità reale della sinistra e qual è l'identità reale della destra, sinceramente si fa fatica ormai a distinguere, perché la sinistra è diventata capitalista e la destra è diventata, non so se populista, sovranista o qualunquista, sinceramente non saprei che cosa dire. E allora ripartiamo dal locale, ripartiamo da quello che noi possiamo fare e dobbiamo fare per la nostra città. Io, vedete, sì, sono stata spinta in questa vicenda elettorale, sono stata spinta, ma lo sapete tutti perché è stata polemica giornalistica per tanto tempo, da Forza Italia, perché a suo tempo mi era stato chiesto nel 2015 di fare una cortesia al presidente Berlusconi, che era stato messo nell'angolo, e siccome, guardate, noi anziani abbiamo tanti difetti, abbiamo tanti limiti, abbiamo tanta età, però abbiamo anche dei valori di riferimento, ed un valore di riferimento
è quello della riconoscenza e della gratitudine. Per cui io chiedo grata al presidente Berlusconi per avermi fatto fare nel 1994 il ministro dell'agricoltura da Messina, e sono stato il primo ministro nel 94 ad andare all'estero da ministro missino. Io avevo un dovere di riconoscenza nei riguardi del presidente, il quale, messo nell'angolo nel 2015 qui nella regione Puglia, mi chiamò a mezzanotte di 38 giorni prima della scadenza della campagna elettorale per chiedermi di aiutarlo e di fare la candidata. Non ne avevo voglia, mio marito non stava bene, era in ospedale, ma non me la sentì di essere irriconoscente nei riguardi del presidente, che mi aveva consentito di fare qualche cosa che nella mia vita, nella fiamma da Messina, non avrei mai pensato di poter fare. Allora, per noi che eravamo esclusi dall'arco costituzionale, per noi andare a fare già il consigliere comunale era un traguardo dell'altro mondo. Quindi figuratevi andare a fare il ministro della Repubblica pubblica, per me era un traguardo veramente impensabile, utopico. Quindi l'ho fatto con piacere. Bene, ho pensato che in assenza ormai del mio partito, che qualcuno aveva deciso di cancellare anche contro la mia volontà, la volontà di Ugo, la volontà di tanti altri, di pochi altri di noi, ma di quelli che credevano comunque nella validità della presenza di quel partito, ebbene io pensavo di poter trovare una casa nella quale quantomeno ci fossero dei valori, dei sentimenti, del rispetto personale. Hanno tirato fuori il mio nome il 14 di gennaio nella sede di Forza Italia, è stato tirato fuori il mio nome come candidato candidato sindaco della città di Lecce. Un nome che non è stato sostenuto poi nelle sedi giuste, perché, ma diciamolo chiaro, come si fa a portare un nome di candidato alla città di Lecce ad un tavolo nel quale è seduto il segretario regionale di Fratelli d'Italia che vuole essere candidato sindaco a Lecce, il segretario regionale della Lega che vuole essere candidato attualmente alle europee e vuole essere candidato successivamente alla presidenza della regione Puglia? Beh, insomma, risultava difficile che qualcuno di loro che doveva decidere sulle candidature si tirasse indietro. Diciamo che è stato un percorso sbagliato, ma ci fermiamo qua perché ormai le polemiche sono state già fatte nei mesi passati e non siamo più nella fase di quelle polemiche. Diciamo che l'idea di andare a fare il candidato sindaco, che all'inizio avevo assolutamente rifiutato, mi si è confermata non soltanto per diversa gente, non so dire quanta, se dovessi dire quanta dovremmo dire abbiamo vinto, ma non lo dico, dico che diversa gente nella città di Lecce mi ha fermato e mi ferma tuttora per dire quando c'eri signoria. Beh, insomma, dico forse sì, quando c'ero io ho fatto semplicemente il mio dovere di sindaco, perché il dovere di un sindaco è quello di interessarsi non degli affari propri, che non ne ho, non ne avrò, non ne ho mai avuti, ma dei problemi esclusivi della città. Brava. E mi sono convinta che in fin dei conti questa città ha ancora bisogno di qualcuno che non faccia conti su carte di piani regolatori, ma che faccia i conti guardando le tante povertà che ci sono in questa città, che sono povertà delle famiglie, sono povertà dei singoli, sono povertà della collettività, sono povertà del decoro di una città. Questa città non ha più il suo decoro, questa città non è più una città ordinata, questa città non è più una città nella quale si rispettano le persone e le cose. E noi in quei 9 anni abbiamo lavorato tanto con lui, con degli amici bravi, devo dire, era tutta una squadra di giovani che all'epoca lavorava e sapeva lavorare bene. Poi c'è stata qualche devianza,
casa successivamente, ma non tutti, perché sarebbe ingeneroso dire che tutti quanti si sono poi allineati verso linee differenti da quelle che erano le linee di indirizzo che avevamo dato nel 1998. E quando Ugo dice, a proposito di non riconoscenza, che ho fatto lavorare tanto Tizio, Caio, Memio, Sempronio, guarda Ugo, oggi una delle ultime cose, ho incontrato una persona che mi ha detto, sai, io la voto perché la devo ringraziare perché mi hai fatto lavorare, cioè, io non sapevo come si chiamava, non mi interessava saperlo, perché quando e se ho fatto qualcosa, l'ho fatta esclusivamente perché c'era qualcuno che aveva bisogno di essere ascoltato e se possibile fare delle cose reali e lecite che potevano essere fatte per quella persona. Non ho mai annotato elenchi di gente che mi doveva ringraziare per qualche cosa, perché non mi dovevano e non mi debbono ringraziare di nulla, perché ho fatto esclusivamente il mio dovere di primo cittadino. Le ho fatte sempre, Ugo lo sa, ed è tanti che mi dicevano a proposito di organizzazione, ne abbiamo parlato prima, ma tu non c'hai organizzazione, tu non c'hai gli elenchi, tu non c'hai questo, no, non ce li ho, io non so neanche chi mi vota, io non lo so chi mi vota, al di là di migliaia di circa di persone che più o meno conosco, perché in una città piccola ci conosciamo tutti quanti, al di là di quelli io non ho mai saputo chi mi vota e perché mi voleva votare, ho solo saputo che ho avuto sempre quei 5-6 mila cittadini fissi i quali hanno deciso di votare per me, perché evidentemente mi hanno trovato forse quella persona che semplicemente era rivolta ad ascoltare. Io ho tanti difetti, ma veramente tanti difetti, come ne abbiamo tanti nella nostra vita, ma ho soltanto fatto un piccolo pregio, quello di volere sempre ascoltare, perché ascoltando si apprendono tante cose e si apprendono soprattutto tante emergenze, tanti bisogni della gente, tante piccole cose che a ciascuno di noi possono sfuggire, perché ognuno di noi ha una sua vita, una sua individualità, un suo modo di essere e non sempre si hanno le antenne pronte per cogliere tante emergenze. Bene, l'ascolto è una cosa importantissima, perché dopo l'ascolto ci si può e ci si deve assumere la responsabilità della scelta. E io guardate, mi assumo sempre le mie responsabilità e pago, ho sempre pagato nella mia vita per le responsabilità che mi sono assunte. Però guardate, sono felice di essere una persona libera, libera di pensiero e libera di azione. E sono contenta del fatto di aver trovato in questa campagna elettorale, che è molto bella, è difficile ma è molto bella, io ho ritrovato degli entusiasmi, ho ritrovato delle passioni, ho ritrovato delle voglie di stare insieme, per il gusto di stare insieme, per il piacere di raccontarci qual è Antonio La Mosa, qual è il suo obiettivo politico, quali sono le sensibilità degli altri, come potevamo fare questo piccolo puzzle di nostro programma, mettendo insieme le tante cose sulle quali abbiamo studiato, perché abbiamo capito delle nuove emergenze, delle vecchie, delle antiche povertà e delle nuove povertà che ci sono, che non sono soltanto le povertà materiali, possono essere benissimo anche le povertà degli affetti, di una società che si è disgregata, di tanta gente che non ha neanche voglia di stare insieme, di una comunità che non è più comunità. Noi vogliamo riprendere ad essere una comunità che vuole credere in qualche cosa, vuole credere in qualche valore. Mi ha messo
sinceramente interessa relativamente il fatto del numero delle liste, non mi interessa il numero delle liste, mi interessa la passione delle singole persone che sono nelle singole liste. Cercare di avvicinare la gente. Quanta gente non ha votato? Ma quanta gente non ha votato? L'ultima volta ho visto che hanno votato circa 50.000 persone su 77.000 aventi diritto. 27.000 persone nella città di Lecce non hanno inteso esercitare il loro diritto di voto. Ci sarà un perché. Forse non si sono riconosciuti nell'amministrazione uscente, e d'altra parte gliel'hanno anche dimostrato quando esponenti dell'amministrazione uscente si sono candidati alle elezioni politiche e sono stati tutti e due bocciati. Il nostro attuale candidato sindaco è il Cognato, altri due bocciati. Vorrà dire qualche cosa, non è la che si è messa di traverso, eravamo tutti uniti, eravamo tutti insieme alle elezioni politiche e nonostante gli sforzi dello stare tutti insieme, perché ne abbiamo fatti gli sforzi, altro che divisioni, ne abbiamo fatti tanti di sforzi. E poi dicono che io ripeto sempre i miei fatti personali, ma non sono fatti personali, sono fatti politici. Se tu cacci il tuo ex sindaco, è un fatto politico, non è un fatto personale, assolutamente. Se tu ti costituisci parte civile contro il tuo ex sindaco, non è un fatto personale, ma è un fatto politico, esclusivamente politico. Noi non ci siamo costituiti, Ugo se lo ricorderà, noi non ci siamo costituiti parte civile quando abbiamo trovato un debito di 52 miliardi di lire. Non ci siamo costituiti parte civile perché non sono cose che civilmente si fanno, sono cose che si risolvono con la saggezza politica e con la volontà di saper risolvere un problema. Bene, abbiamo subito di tutto di più. Sono io che mi metto di traverso. Io ho fatto la campagna elettorale nel 2007 per il candidato Perrone, ho rifatto la campagna elettorale nel 2012 per il candidato Perrone, ho rifatto la campagna elettorale, tutto ciò nonostante, nel 2017 per il candidato voluto da Fitto e da Perrone, Mauro Giliberti. Quindi nessuno ha il dovere, il diritto anzi, di dire che io mi sono messa di traverso. Io ho ingoiato rospi in nome e per conto della mia città. Allora, adesso alla mia età mi posso consentire di farmi una candidatura con le mie 4+1 liste in questa campagna. Mi aggiunga qualche cosa di più alla mia lunghissima carriera politica. Credo di avere fatto un po' di cose nella mia vita, forse troppe, sottraendo tanto la mia famiglia, e solo di questo mi rammarico, di nient'altro. Bene, quindi non devo aggiungere nessun altro tassello alla mia vita politica. Mi posso consentire il lusso di dire questa città oggi non è la città che ho lasciato nel 2007. Non è assolutamente questo. Non è la città che c'è porta d'Europa che avevamo disegnato nel 2007. Non è la città aperta all'area del Mediterraneo.
non è la città nella quale si rispettano le culture, perché se io vedo che cosa è stato fatto di strage, di danari dati ad associazioni culturali di una sola linea politica, beh, devo dire che una città colta deve rispettare tutte le culture, cattoliche, laiche, liberali, progressiste, tutte le deve rispettare tutte quante, perché soltanto nel confronto fra culture una città può crescere, altro che andare a dare danari, caro Salvemini, soltanto all'arci, tanto per me. Cultura. Sfido chiunque ad andare a vedere cosa abbiamo fatto in quei 9 anni, a chi, a quante culture abbiamo dato spazio, a tutti, perché è giusto che sia così. Anche i nostri amici immigrati, per i quali abbiamo fatto la biblioteca interculturale, perché io sono dell'idea che l'immigrato deve rispettare le regole della mia città, ma non deve dimenticare le sue radici, così come noi quando andavamo all'estero non potevamo dimenticare le nostre radici, e allora lo dovevamo mettere nelle condizioni di potersi riconoscere, di mantenere la sua cultura nel rispetto della nostra che lo ospitiamo. Io credo che sia un rapporto semplicemente corretto, e a questo punto io, sindaco di destra, avevo inventato il consigliere immigrato, il consigliere aggiunto, primo ed unico sindaco in Italia che aveva inventato una cosa del genere, perché dovere di un sindaco è anche quello di andare ad evitare conflitti nella sua città, e noi non possiamo consentire che ci siano conflitti, anche perché il tema dell'immigrazione è talmente vasto, è talmente importante, che solamente con razionalità e saggezza e senza forme populiste si può andare ad affrontare, ed io ritengo che si debba continuare ad affrontare anche questo tema. E mi sono meravigliata che un sindaco come Salvemini, che ha dato tanti soldi all'ARCI per tutte le espressioni variegate dell'ARCI, che vanno dall'enogastronomia alla cultura, molto differenziate in città, pare che ci sono solamente loro, non abbia poi fatto il bando per fare eleggere il consigliere immigrato, che era l'unica cosa buona e vera che si doveva fare in questa città per evitare conflitti e per dare un segnale di convivenza civile con chi viene ad abitare qui da noi. Bene, allora noi in questa campagna elettorale, cari amici, ci stiamo ponendo con una visione chiara di quello che deve essere il programma. Io ringrazio Antonio, che è stato veramente il primo a sollecitarmi, e non dal 14 di gennaio. No, quella è stata un'espressione di parte, ma da diverso tempo prima. Con Antonio abbiamo ragionato per anni di una serie di progetti, e lui con questo obiettivo visionario giusto, che è quello delle marine, che non è il che cosa facciamo nella marina di San Catale, di Spiaggia Bella o di Torre di Nalda, no no, è che cosa ne facciamo dello sviluppo della città. Una città che ha già usufruito dei fondi urbani, una città che ha già usufruito di misure dei fondi dell'Unione Europea per allargarsi, perché cari amici ricordiamo che l'ex convento degli Agostiniani, le mura urbiche, l'ingresso della città non lo dobbiamo a nessun altro se non a noi che ci siamo. Abbiamo trovato che Salvemini Senior non aveva neanche messo in piedi un ufficio per le politiche comunitarie.
noi facemmo un bando, prendemmo un dirigente, facemmo un pool di gente, li mandammo all'estero, insegnarono a Bruxelles come si doveva fare per andare a relazionarsi con le istituzioni comunitarie, e da lì è venuta fuori una buonissima collaborazione per la quale siamo andati avanti per tanto tempo. Quindi quando Antonio dice le marine, Antonio sta dicendo Lecce mare, perché Lecce ormai deve essere sul mare. E quando si dice Lecce sul mare significa, tanto per dirla chiara, 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 che i piani regolatori non si possono fare con le isole dell'abitare, nobilitando con la parola isole dell'abitare delle scelte casuali che sono fatte su alcune zone della città. Non ho qua isole, non ce ne devono essere. Qua ci deve essere uno sviluppo da Lecce fino alle marine, perché le marine sono quelle che potranno veramente determinare la seria programmazione sul turismo. Quando noi eravamo nel 98 non c'era un'anima che girava per Lecce, ce lo ricordiamo tutti, non c'era nessuno. Adesso nella città c'è tanto turismo, ma non basta quel tipo di turismo. Noi dobbiamo creare le condizioni perché ci sia un turismo che sia più stabile, che rimanga più tempo, che trovi delle cose che siano più attrattive. E che cosa di più attrattivo del mare ci può essere per qualcuno che viene, che visita le nostre chiese, che vede il nostro barocco? Di quelle persone alle quali poi dovremmo anche spiegare che noi non siamo solo barocco, noi siamo 3000 anni di storia, e che Lecce nella nostra visione di città dovrebbe essere un parco archeologico urbano aperto insieme con lui e insieme con Paladino, per fare rivivere attraverso le testimonianze archeologiche della nostra città, per far rileggere a noi cittadini in primis e poi anche ai nostri turisti una storia millenaria, una storia millenaria che ci anche sulle nostre marine, anche perché a San Cataldo il molo di Adriano è lì a testimoniare una storia di oltre 2000 anni, di oltre 2000 anni. Allora che cosa significa? Bene, che noi per esempio possiamo trovare affinità programmatiche col cosiddetto centrodestra, che è stato le 13 liste, incomplete, però ci sta con 13 numeri. Bene, e che tipo di affinità programmatiche possiamo trovare fra chi vuole le isole dell'abitare e chi ha una visione della città estesa sul mare? Abbiamo delle forti incompatibilità, che sono incompatibilità politico-programmatiche, non sono bizze di un'isterica di 75 anni, sono incompatibilità politico-programmatiche. Noi abbiamo una visione di sviluppo, gli altri ne hanno un'altra che non coincide e non potrà mai coincidere con la nostra, perché noi qua non abbiamo interessi su nessun piano regolatore della città di Lecce. È difficile, è brutta, se ne sono sognate tante fino ad ora, figuratevi questi ultimi prossimi giorni quante se ne sogneranno. Con la Mirka Spedicato abbiamo dovuto affrontare il tema degli animali, perché abbiamo due nostri candidati, tra l'altro, che si interessano di questi problemi degli animali, che poi sono molto molto interessanti per tantissima gente. Soprattutto, che cosa si sono sognato? Che io ho mandato i cani a Noah, dove gli dovevano tagliare le corde vocali. Cioè io sono così sadica, avendo 13 cani a casa mia, tra l'altro in campagna, io sono così sadica da fare una cosa del genere. Beh, a questo punto non ci ho visto più, ho dovuto mandare una lettera di diffida a questa gentile signora, che probabilmente tanti troppi canini
quasi un regime di monopolio. E a questo punto, visto che dobbiamo mettere cose chiare, andremo anche a guardare che cosa succede su questo, che è un vero e proprio business, perché non so quanti di voi sanno che per dare da mangiare ai gatti che stavano nel galateo sono stati dati oltre 30.000 euro, che spero che i gatti abbiano mangiato fino in fondo, e mi auguro che siano ingrassati, così saranno diventati dei leoni questi gatti. Non lo so benissimo, so soltanto che si spendono centinaia di migliaia di euro per circa 600 cani, vero Mirka? Del comune di Lecce, che sono mandati in giro per canili, perché il canile di Lecce è stato fatto chiudere e non mai più riaperto, perché c'erano delle condizioni di antigenicità indubbiamente che andavano affrontate, e che semmai con un risparmio di 100.000 euro sui cani si potevano anche affrontare. Ma comunque è un discorso che approfondiremo fino a fondo. Allora, al di là di tutto questo, io vi voglio semplicemente dire che motivi per ricandidarsi in questa campagna elettorale ce ne sono stati veramente tanti, ma soprattutto il desiderio di una persona che già ha fatto il sindaco a Lecce, e l'ho fatto con lo slancio dovuto, con lo slancio semplice che ho avuto all'epoca, sollecitata anche all'epoca da alcuni amici. Bene, anche oggi, sollecitata da amici cari, sinceri, onesti, leali, che hanno le idee chiarissime, come Antonio e come tutti quanti gli altri, come Gidio, come Gianni Gallo, come tutti quanti coloro, come i ragazzi, come Alessia e come Andrea, che hanno partecipato tutti quanti a questa campagna elettorale, mi sono ritrovata finalmente in una comunità di gente che sa stare insieme, e noi vogliamo continuare a stare insieme, perché noi troveremo la forma giuridica giusta per continuare a stare insieme. Noi non siamo delle liste messe insieme per una campagna elettorale, noi siamo delle liste di persone che amano la città, che hanno idee e progetti chiari e che comunque intendono portare avanti quei progetti e quelle idee. Lo stiamo facendo adesso, ci auguriamo di vincere, perché noi possiamo vincere, non ci facciamo scoraggiare dai numeri degli altri. Ci possono essere delle liste numericamente così efficaci, diciamo, a livello di immagine, ma a livello di sostanza possono non essere. Bene, noi abbiamo delle liste di gente vera, tutte quante assolutamente motivate. Abbiamo un candidato sindaco che in fin dei conti proprio male non è, e quindi sbagliare più volte, per favore prendete materiale, domani ci sarà il sorteggio, quindi facsimili da dopodomani saranno pronti, passate dal comitato, venite ogni sera, state con noi ragazzi, noi vinceremo.
too.